Ciao, eccoci qui a un altro video di quelli che avevo detto che avrei fatto ancora estemporanei in auto. Aiuto, tra l'altro vi sto muovendo tutti, spero di non farvi venire il mal di mare. L'altro video è piaciuto molto, allora avevo detto che ne avrei fatti altri video così, cioè delle riflessioni che mi vengono o raccontarvi qualcosa che mi succede. Non sono dei vlog, sono sempre dei video brevi e legati a, comunque agli argomenti che tratto, ok? Vabbè, volevo raccontarvi questa cosa che mi è appena successa. Supermercato, mattina, oggi è vabbè, è venerdì, comunque dovrei riuscire a pubblicarlo oggi questo video perché voglio proprio che esca, che sia spontaneo. Comunque, supermercato, super spesona, carrello pienissimo. Arrivo, c'è tutta la roba, sono da sola, momento al supermercato con. Mi viene da dire traffico, ma sto facendo questo video proprio così, con coda dietro di me, quindi con altre signore con carrelli pieni, quindi insomma gente che aspettava. Momento PIN bancomat, vuoto, vuoto assoluto. Il prezzo del mio scontrino che mi ha detto ad alta voce la commessa mi ha mandato in pallone, poi ho capito perché c'entravano, erano i miei numeri del PIN rimescolati. Quel numero lì mi ha fatto venire proprio il vuoto del PIN. È una scena molto quotidiana, è una scena che può capitare a tutti, che mi è capitato ancora in passato. In passato cosa succedeva? Succedeva che, dipende dalla situazione, però in generale, panico, imbarazzo, molto anche imbarazzo, diventavo rossa, iniziavo a sudare, cosa faccio, cosa non faccio, alla fine in tutti i modi PIN. Mi è ancora capitato di dover chiamare mio marito perché presa dal panico dico ti prego, lui è più bravo di me, più organizzato di me rispetto ai PIN e alle password, dico ti prego dammi il PIN, dammi la password perché ho un vuoto, facendo aspettare, insomma passa minuti, magari lascia la spesa da parte così. Questa volta è andata molto diversamente, ve la voglio raccontare perché si può, se ce la faccio io ce la potete fare anche voi. Stessa scena, quindi coda, spesona, quindi rullo della cassa pieno, gente in coda. E allora cosa ho fatto? Non mi veniva questo PIN, cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Prima di tutto vi dico cosa non ho fatto. Non mi sono concentrata sul PIN, su ricordare il PIN, su ricordare i numeri, su ricordare la sequenza, ognuno poi ha i suoi trucchetti, perché ho detto tanto. I numeri so che sono questi, ma l'ordine non mi viene. Non ho fatto niente, ho respirato, ho detto scusate, lasciatemi un attimo, ho chiuso gli occhi, ho respirato, non ho fatto niente che fare un bel respiro, probabilmente ho fatto due cicli, avevo in mano il banco, ma facendo gli altri probabilmente pensavano che io stessi pensando al PIN. Dopo questi due respiri ho riaperto gli occhi e il PIN era di nuovo nella mia mente e l'ho fatto ed è venuto. Poi vabbè, in verità sia la commessa che le signore dietro di me sono state molto carine, non mi hanno fatto pressione, non mi hanno insultato, perlomeno non mi hanno insultato ad alta voce, magari nella mente qualcuno, visto che è 5 a mezzogiorno, questo è successo un quarto a mezzogiorno, il tempo di spostare la macchina all'ombra e ve l'ho voluto raccontare. Sicuramente, insomma, avevano fretta queste signore di andare a fare a casa il pranzo a casa. Però per dirvi che a volte non accanitevi nel cercare soluzioni, non accanitevi sul problema, togliete la mente, fate un bel respiro, il potere della respirazione, della mindfulness, aiuta veramente a calmare la mente, aiuta veramente a ritrovare la concentrazione necessaria, aiuta veramente a ritrovare se stessi e la propria mente saggia, la mente saggia che ricorda i PIN del bancomat. I pensieri in quel momento vanno veramente veloci, arriva il giudizio, l'autogiudizio, perché veramente sembra un argomento banale, sciocco, però in quei momenti lì ti passano veramente, mi ricordo nel passato, pensieri del tipo penseranno che voglio fregare la spesa, sono un incapace, oddio cosa posso fare, e mi ha aiutato molto anche pensare che non c'era una catastrofe, cioè non c'era una cosa mal che vada, cioè il peggio che potesse accadere era, va bene, guarda, scusati, lascio la spesa, era una spesa gigante, ma ti lascio la spesa e me ne vado a casa senza spesa, voglio dire. Non è simpatico, non è piacevole, ma non è la fine del mondo, è assolutamente affrontabile. Mentre in passato mi ricordo che quelle situazioni lì, per me sarebbe stato pesante, ingestibile, insomma, quando ero più giovane, quando ero più ragazzina. Ecco.
Quindi quello che ho proprio fatto è quello di fare stop e lasciare andare tutti questi pensieri intrusivi, giudicanti, che veramente sapevo che avrebbero solo peggiorato la situazione. Spero che questo video brevissimo, improvvisato, vi sia stato utile. Spero che questi video vi piacciano, ne farò perché a me piace molto farli, mi piace questo contatto più diretto, meno pensato. E ne approfitto per chiedervi di lasciare un pollice, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo sicuramente la prossima settimana con un nuovo video che ho già montato, sarà bellissimo. Se volete vi anticipo l'argomento, bambini, tra parentesi, troppo sensibili, quindi parliamo ancora di sensibilità e vulnerabilità. Vi aspetto, ciao!